Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro segugio personale sempre in caccia di saporitissime informazioni dal mondo di Hollywood e non solo. Oggi parliamo di una delle star più eclettiche e amate al mondo. Arrigo sempre sta cosa. No, non dell'eclettico, del più amate al mondo. I suoi fan sono di ogni sesso, di ogni età e il suo talento è davvero grande. Sto parlando di Jared Leto. Tra pochi giorni lo vedremo infatti dare il volto al nuovo Joker in Suicide Squad. E già si parla di lui come il miglior Joker mai visto sul grande schermo. Jared è bravissimo, è vero, ma la lotta è senza esclusione di colpi, con Jack Nicholson e Heath Ledger alle spalle. Vedremo. Ma intanto vediamo chi è Jared, da dove è venuto. Scheda. Jared Leto nasce a Bossier City, in Louisiana, il 26 dicembre 1971. La separazione dei genitori durante la sua prima infanzia portò il giovane Jared a viaggiare molto con la sua famiglia. Lui desiderava contribuire al fabbisogno familiare e lavorò per la prima volta a 12 anni come lavapiatti. E a 16 trovò un impiego come portiere. Pensa se ti svegli una mattina e ti trovi Jared Leto che ti ha arrotolato lo zerbino e sta a spazzare scale. Jared cresce ascoltando rock classico, dai Led Zeppelin ai Pink Floyd, e il suo primo strumento musicale fu un pianoforte mal ridotto. Terminata la scuola, frequenta l'Università delle Arti di Filadelfia, studiando pittura, e dopo aver sviluppato un interesse per la recitazione, si trasferisce all'Università delle Arti Visuali di New York e studia cinema. Dopo l'interpretazione di Jordan Catalano nella serie TV My So-Called Life e aver debuttato al cinema principalmente in ruoli di supporto, ottiene il plauso della critica in seguito all'interpretazione dell'eroe nomane Harry Goldfarb in Requiem for a Dream di Darren Aronofsky. Successivamente collabora con il regista David Fincher in Fight Club e Panic Room e ottiene ulteriori riconoscimenti per la sua interpretazione in American Psycho, Lord of War, Lonely Hearts, Chapter 27 e Mr. Nobody. Jared Leto è un attore noto per la sua versatilità, compresa anche l'abilità di parlare i vari dialetti della lingua inglese e americana. Ah, peccato, questa cosa noi col doppiaggio ce la perdiamo. Pure in originale non è che io sappia distinguere i dialetti americani. È anche stato disponibile a perdere o acquisire peso per interpretare meglio i suoi personaggi, ed è anche noto per essere molto selettivo con i ruoli che gli propongono. Nel 2014 arriva la consacrazione definitiva per l'interpretazione in Dallas Buyers Club. Nel film interpreta un transessuale malato di AIDS e la sua recitazione ha commosso il mondo e gli ha fatto vincere un Golden Globe, un Satellite Award e il premio Oscar. Ma oltre alla sua carriera cinematografica è anche un notevole cantante e musicista, polistrumentista e compositore principale dei 30 Seconds to Mars, gruppo fondato nel 1998 a Los Angeles con suo fratello Shannon Leto. Nel 2013 ha inciso il suo quarto album che ha venduto milioni di copie. Lo so, Jared è un grandissimo talento, un grandissimo artista. Mi piace una cifra. Ma fidanzatina, nonna? Ce l'hai a fidanzatina bello de nonna? Riservo strettissimo sull'elenco dei suoi amori. Ma le storie ufficiali sono quattro. La bionda Cameron Diaz, al quale è stato legato dal 1999 al 2003. Scarlett Johansson, frequentata tra il 2004 e il 2005. Paris Hilton, però pare che sia una mezza cazzata. E la top model Katharina Dam. Sono moltissime invece le fidanzate chiacchierate dai tabloid, come l'attrice Christy McDaniel, la porno star Corina Taylor, Ashley Olsen, Lindsay Lohan, Isabel Lucas, Nina Senikar, Lupita Nyong'o, Miley Cyrus, Katy Perry e oh, azzi, ma che gli fare mai a sé donne? Ecco, ho capito tutto. Una strizzata dei cojones se te cascano ai piedi. Bello, bravo, un po' scostumato, ma fa maschio. Non vediamo l'ora di vederlo al fianco di Margot Robbie in Suicide Squad. Speriamo che zuppa pure a lei. Allora, quanto vi piace Jared Leto da 1 a 10? Qual è il vostro film preferito? Il mio è quando interpretai Festione in Alexander, quello di Oliver Stone, voi ricordate? Fatemelo sapere in un commento qui sotto. Grazie per aver visto questo video, vi ricordo di passare sulla pagina di ScreenWeek.it per non perdere nessuna cine news e di scaricare le nostre app gratuite ScreenWeek TV e ScreenWeek Blog per non perdere i nostri contenuti ovunque voi siate. Io invece sono Violetta e mi trovate su tutti i social e su YouTube come Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti. Ciao.